Lunedì 12 marzo 2012, buona giornata, buon inizio di settimana a tutti. Subito le notizie dei giornali di oggi. Cominciamo da Repubblica, prima pagina. Afghanistan, strage di bambini, orrore a Kandahar, soldato americano spara sui civili, 16 vittime. Perciò tentativi di inasprire il clima per creare nuove guerre è certamente in atto da parte dell'America, secondo il mio punto di vista. Vuoi per l'Iran, vuoi per l'Afghanistan, vuoi per reinvestire, trovare nelle azioni belliche un nuovo mercato e una nuova via d'uscita dalla crisi dell'America, benché la crescita si stia già registrando rispetto alla recessione che invece si registra in Europa. Fatto sta che questo riporta in prima pagina Repubblica, e che è un fatto sicuramente molto grave, in quanto un soldato americano, per quanto possa impazzire, va ad ammazzare dei bambini e delle donne. È certamente un fatto gravissimo che non merita commenti, se non che appunto possa anche indurre proprio a ritenere che ci sia questa volontà precisa di proprio incattivire i rapporti il più possibile sul piano diplomatico per arrivare a una nuova guerra, o comunque per magari trovare una scusa, insomma, per alimentare una nuova guerra. Di spalla, lavoro, arrivano 2 miliardi per i disoccupati. Il Tesoro ha trovato i soldi necessari a coprire la spesa per gli ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 2 miliardi di euro che dovrebbero provenire dai risparmi realizzati grazie alla riforma del sistema pensionistico varata dal ministro Fornero. Tra le novità della riforma del lavoro relativa agli ammortizzatori sociali, che verrà valutata oggi dalle parti sociali, anche l'ipotesi di indennizzo al posto del reintegro del posto di lavoro nel caso di motivi disciplinari o economici. Il reintegro da parte dell'impresa sarebbe previsto solo in caso di gravi discriminazioni. Su questo punto resta la spaccatura del sindacato, con CISL e UIL disponibili ad aperture e la netta opposizione della CGIL. Un'apertura sarebbe stata espressa anche dal PD. Dunque, l'articolo 18 è, come dire, la miccia di questo argomento che si lega un po' gli ammortizzatori sociali come intervento per venire incontro ai milioni di disoccupati e anche a quei giovani precari o comunque che non trovano lavoro, benché siano laureati. L'argomento del lavoro viene trattato anche dal Corriere oggi, a pagina 2, con lavoro modello tedesco per la riforma dell'articolo 18. Al giudice la scelta tra reintegro o indennizzo, il nodo della CGIL. Va aggiunto che in Italia è più difficile rispetto al resto d'Europa licenziare con o senza giusta causa. All'estero, se ti vogliono licenziare, lo fanno con più velocità, però è altrettanto vero che all'estero gli stipendi sono più alti rispetto all'Italia, però spesso all'estero non esiste, per esempio, il trattamento di fine rapporto, o meglio la liquidazione. Dunque, in Italia, per tradizione, la tradizione del posto fisso e dunque del non aver pensieri, purché avere lo stipendio tutta la vita, è purtroppo un argomento che ha tenuto in piedi intere legislature e voti di scambio, no? Perché ovviamente garanzie chieste ai politici in cambio di posti di lavoro, vuoi in società pubbliche, vuoi in aziende a partecipazione sia pubblica che privata. Insomma, è tradizione ritenere ancora oggi che il posto fisso sia un sogno. Posto fisso che è stato argomento anche di Tremonti, quando era ancora ministro, che diceva il posto fisso è una cosa giusta, in quanto è argomento che tira voti, tira attenzione, soprattutto attira le simpatie di tanti dipendenti, operai, tanti italiani che hanno nella mentalità del posto fisso il loro baluardo di realizzazione sociale, e quindi una sorta di sicurezza a cui ci siamo troppo abituati per troppo tempo, e che oggi invece le condizioni di lavoro non ci consentono più di sostenere, in quanto anche le grandi aziende come la Fiat hanno potuto andarsene dall'Italia dopo aver beneficiato anche di contributi pubblici e andarsene in America, e quindi per studiare strategie nuove di mercato e quindi fregarsene di fatto dei loro lavoratori. Quindi questo, da un lato, in Italia non è giusto rivedere l'articolo 18, però va rivisto in ogni caso, perché non ci sono più appunto le condizioni per tenere assunti gli operai, insomma, per sempre. E infatti le aziende estere non investono in Italia anche per questo motivo, perché una volta che ti accolli, diciamo, un dipendente, non riesci più poi a lasciarlo a casa, con o senza giusta causa. Non entro nel merito, però questa purtroppo è la dura realtà. La sentenza dell'Utri è ancora l'altro argomento che tiene banco sulle prime pagine dei giornali. Come sapete, dunque, l'annullamento
da parte della Corte di Cassazione, della sentenza d'appello che aveva visto condannato Marcello Dell'Utri, senatore del PDL, a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Qui abbiamo ancora ovviamente le reazioni in prima pagina da parte del PDL e dunque Berlusconi che interviene dicendo 19 anni di sofferenza e gogna, incredibile. Così appunto Berlusconi ha commentato su Facebook la sentenza con cui la Cassazione ha annullato la condanna dell'ex numero uno di Publitalia e senatore Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. A rincarare la dose il segretario Angelino Alfano, che ha condannato le parole del partito dei magistrati definendole violente. Si riferisce ovviamente alle reazioni soprattutto del PM Ingroia, quello di Palermo. Resta alta la tensione anche sul fronte politico. Bossi ieri ha liquidato l'ex alleato Berlusconi al voto la Lega. Vado sola, ha detto Silvio, mi fa pena. Dunque, penose reazioni di Bossi e Berlusconi sulla via del tramonto entrambi, in quanto sono ovviamente leader politici non più credibili, responsabili anche di questo disastro economico, assieme a quelli che li hanno sostenuti nel voto, a tutti quegli evasori fiscali che in questi anni l'hanno fatta franca, non solo loro, quindi anche una quota di certamente elettori, evasori fiscali che li hanno votati e che non li hanno votati. Uno sicuramente di quelli che non ha votato, Berlusconi e Bossi, è certamente un eroe del calcio nazionale. Diego Armando Maradona, Maradona il fisco, quell'impossibile ultimo dribbling, lui torno e chiarisco, no paghi, come saprete Maradona ha un debito col fisco italiano che a conti fatti con gli interessi di mora maturati è arrivato a circa 40 milioni di euro, voi pensate quante famiglie potrebbero vivere meglio con 40 milioni di euro ripartiti magari senza le ganasce di Equitalia che le hanno fatte magari, le hanno magari prosciugate. Senza proporzione, senza le dovute proporzioni, far pagare alle famiglie al punto di pignorare la casa, no? Per magari debiti pregressi. Maradona, dunque, essendo lui un eroe del calcio e quindi a lui tutto è tollerato, soprattutto a Napoli, dunque, deve questi soldi al fisco italiano e ora dichiara, a Sky che vuole pagare questo conto, ma perché? Perché vorrebbe tornare in Italia e allenare il Napoli. Dunque, siccome il tornaconto è ancora personale, al tramonto di una esistenza anche gloriosa di un calciatore grandissimo, indiscutibile, che però insomma è arrivato sulla soglia dell'anzianità, evidentemente ha avuto problemi di, e forse li avrà ancora, non lo so, problemi di droga, di alcol, soprattutto di uso di droga e che è stato ha trascorso molto tempo nelle cliniche per disintossicarsi, adesso insomma risente evidentemente questa nostalgia del Napoli e allora utilizza l'arma del fisco e quindi si vocifera che incontrerà Tiglio Befera, che è il numero uno di Equitalia, per definire il suo conto col fisco, ben sapendo che Maradona in questi anni se n'è fregato. Sapendo che questo è un paese di impuniti, è venuto in Italia diverse volte, c'è stata la sceneggiata dei finanzieri che gli sequestravano l'orecchino, il Rolex per poche migliaia di euro, poi oggetti rimessi all'asta anziché metterlo in galera finché non aveva appunto saldato il proprio conto, veniva appunto in Italia magari a Merano piuttosto che a Saturnia, insomma a farsi le vacanze e poi se ne andava via libero senza orecchino, senza Rolex, senza nessun problema. E questa è l'Italia politica che ha voluto questo trattamento per gli evasori fiscali. Dunque i Berlusconi, i Bossi hanno voluto portare l'Italia a questo punto che oggi stanno pagando i poveracci, appunto senza quella famosa proporzione di cui vi dicevo. Quindi molti si vedono la casa pignorata perché magari non hanno pagato il fisco, avendo l'esempio di questi mostri sacri, no? Che si comportano così, a partire da Berlusconi. Che dell'evasione fiscale ha fatto le sue fortune, vedendo uno come Maradona che può tutto, insomma, figuriamoci se il piccolo cittadino non ne approfitta. È chiaro che avendo un esempio così negativo da chi usi come simulacro, perché lo invidio, perché vedi in lui una vita ideale, ovviamente anche tu ti adegui, e per tu intendo molta gente, molti cittadini che nel loro piccolo tutti pensano al loro orticello. Orticello che si spera insomma che fregando l'altro possa arricchire noi, invece in realtà ci freghiamo tutti, tutti senza esclusione di colpi. Prima pagina del Corriere, spese 100 miliardi al setaccio, Giarda, ministro, dal taglio degli sprechi, risorse per ridurre le tasse.
Riprende dunque la trattativa sul lavoro le ipotesi di modifica dell'articolo 18 sui licenziamenti. E dunque il ministro Piero Giarda avvia la revisione di tutte le voci della spesa pubblica, circa 100 miliardi di euro. L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e tagliare gli sprechi per ridurre le tasse. E chissà che anche l'esempio di Lusi, se ex tesoriere a questo punto della Margherita e anche di Belsito per quanto riguarda la Lega, possa insomma essere da esempio affinché gli sprechi siano anche questi rimborsi elettorali ai partiti, sicuramente un furto legalizzato, come del resto un furto legalizzato sono anche, va detto, i fondi pubblici all'editoria, di cui molti colleghi che oggi si vantano di essere liberi hanno usufruito per anni e che hanno lavorato in quotidiani finanziati dai partiti e che per un certo periodo, per lunghi anni, non hanno potuto attaccare i loro partiti di riferimento e che poi ovviamente si sono anche eretti a scandalizzati del fatto che fossero licenziati o trattati indegnamente, ma senza toccare appunto l'argomento fondi pubblici, come questa intervista di Sabina Guzzanti di qualche tempo fa ci insegna, riferita a una collega che è Sandra Murri, che oggi lavora al Fatto Quotidiano. Sentitela in queste dichiarazioni. Parlano i fatti. E che sono i fatti di che Li cosa? vedete? E che vedo? Vedo una signora bionda con vestito Sì, rosso. che si chiama Sandra Murri, che da una vita che fa la giornalista. E allora? Magari Che ci qualcuno m'avrà. racconti? Niente, che il mio direttore è stato cacciato da un giornale e nessuno, molti hanno chiesto perché, nessuno ha risposto. E la redazione che ha fatto il comitato di redazione? Nulla. Tu che hai fatto nella Io redazione? non sono della redazione, a Ah. me è stato annullato il contratto poco prima che lui andasse via, un contratto di collaborazione. E adesso sono senza contratto. Perché vengo vista non per ciò che ho fatto da una vita e solo ed esclusivamente con le mie forze. Chiaro? Rischiando in prima persona senza aver mai avuto nessuno alle spalle. Non so se è chiaro questo concetto. Chiarissimo, vero elementare. Posso fare nulla. Faccio le mie battaglie, come hai detto te stasera. Ognuno, sai qual è il problema vero? Dell'opposizione che non esiste, tradurre in concretezza di vita le parole, uguale coerenza. E quindi i giornalisti dell'Unità non hanno fatto nulla? No? E come mai ci hai parlato tu? Io ti ho detto, io non sono nessuno. Cioè, ma si può parlare anche Io del non sono CNR? nessuno. La propria storia evidentemente non ha un peso. Ma non si Non è provata a conta. convincerli a fare qualcosa? Ma perché devo convincere? Ognuno ha le sue, come dire, no? Ha la sua storia, il suo parametro. Io so che in molti hanno chiesto dalle pagine dell'Unità perché non c'è stata risposta. E allora forse in mancanza di una risposta non andava, come dire, continuata quella, no? Non c'è stato uno sciopero di redazione, niente. Ma questo non vuol dire contro un nuovo direttore, ci mancherebbe, per carità di Dio, è arrivato un direttore di grande, come dire, professionalità e di grande storia, ci mancherebbe, ma è il principio, è il come. Lo scriveva Brancati nel 1836, mi sembra, Il sogno di un valzer. È il come distingue i barbari dagli uomini civili. Come si fanno le cose, come si ottengono, come si E raggiunge. come mai nessuno abbia Fine. protestato? Non lo so, è il potere, quello che avete detto stasera, no? L'avete raccontato per 3 ore, io condivido ogni parola Sì, di però è bello tutto vedere quello che è anche nella stato vita detto. delle persone comuni come funziona. Certo, funziona che invece ognuno difende il piccolo orticello. Ecco, ognuno difende il proprio orticello, avete sentito? Sandra Murri, giornalista del Fatto Quotidiano, balzata agli onori della cronaca, in quanto ha scritto sul fatto di aver assistito a un contatto tra l'ex ministro Mancino, la pasticceria Giolitti di Roma non era stata riconosciuta da Mancino e da quest'altro signore con i capelli bianchi, che poi si è rivelato l'ex democristiano Gargani, che avrebbe ammesso anche di aver incontrato Mancino. Insomma, Amurri, che in questa pasticceria, mentre aspetta una persona per un'intervista, racconta di aver visto Mancino arrivare a questa pasticceria con Gargani, che non aveva riconosciuto, e averlo sentito appunto dire che mo ci fottono, no? Riferendosi ovviamente alla dichiarazione, insomma, di Ciancimino, che sul loro conto, sul suo conto di Mancino, sul suo ruolo presunto che aveva da ministro dell'interno durante gli anni delle bombe, in cui si parlava di trattativa tra Stato e mafia, insomma, Ciancimino aveva le chiavi in mano per fregare, aveva detto la verità a suo carico. E queste frasi le avrebbe appunto confessate Mancino a Gargani, proprio vicino alla Amurri, che era lì seduta per i fatti suoi a fumarsi questa sigaretta, e lei ha tenuto, insomma, questa
questo suo segreto, comunque lo ha raccontato ai PM di Palermo come persona informata sui fatti, non è dato a sapere se la Murri ha registrato queste parole di Mancino dette a Gargani o se invece è una dichiarazione che poi i PM valuteranno così secondo la loro discrezionalità. La Murri in quella intervista era appunto ritratta nel periodo in cui l'Unità aveva licenziato Antonio Padellaro, l'Unità finanziata dal PDS e poi dal partito di Fassino in qualche modo, lamentava il fatto, insomma, che fosse stato cacciato un direttore e lei, essendo sua firma, aveva dovuto seguirlo. Poi è arrivata appunto al Fatto Quotidiano, diceva che non vengo valutata per quello che sono, per quello che ho fatto, ma non è l'unica, lei ha avuto comunque la fortuna in ogni caso di far parte poi di una redazione, di continuare la sua esperienza, benché insomma di questo giornale, di cui ovviamente rispettiamo come dire i suoi componenti, perché comunque ha e pubblica delle notizie vere, anche se a me spiace poi alla fine dover constatare che ci sia uno come Luca Telese, che non ho mai capito, però insomma io parlo da uno, anch'io epurato, cioè da uno che per 20 anni ha fatto questo lavoro e si è divertito, ha faticato, si è un po' esaurito da un certo punto di vista, perché curare sempre le notizie, dover sempre informarsi è una droga che però poi ti esaurisce, alla fine ti sfianca, no? Fare sempre inchieste, essere sempre sottopagato, non arrivare mai a una giusta retribuzione, perché c'è anche questo di aspetto, anche da parte mia che non si è mai fatto amico di qualche editore, mi sono candidato in politica con l'Italia dei Valori, ho avuto una certa esperienza, non sono riuscito ad arrivare, diciamo, negli scranni delle istituzioni, neanche quelle comunali, però mi sono sentito dare del venduto da quelli che mi seguivano come blogger libero, no? Sono gli stessi che oggi leggono il Fatto Quotidiano e che non hanno nulla da obiettare sul fatto che la Murri si fosse candidata al Senato nel 2008 con l'Italia dei Valori alle politiche e non sia stata eletta, no? E fa la giornalista indipendente al Fatto Quotidiano, come esattamente lo fa Furio Colombo, che è addirittura un senatore del PD in carica e che scrive, no, con toni appunto indipendenti sul Fatto Quotidiano. Ecco, queste sono le piccole contraddizioni, no, che appunto contraddistinguono chi alla fine ha potuto, vuoi perché ha potuto difendere la propria libertà, perché ha avuto anche la fortuna e l'appoggio di qualcuno che gli ha pubblicato libri o che li ha trattati adeguatamente economicamente negli anni, che si sono potuti difendere e poter fare questo lavoro, a differenza di chi invece è cresciuto in provincia, non ha leccato il culo a nessuno come il sottoscritto, si è sempre comportato da libero e alla fine ha scelto anche di optare per la piena libertà, cioè al di fuori anche dei giornali più indipendenti, cioè con la rete e col diretto contatto con gli elettori. E a tal proposito va detto che il cambio di vita che si instaura a 40 anni può essere un cambio, come dire, in positivo, e poi non sono l'unico che ha potuto in qualche modo pensare di cambiare anche vita e tenere questo lavoro come secondo lavoro, divertente e libero da ogni condizionamento, anche della stampa che si proclama libera a parole. L'esempio viene ancora oggi dai giornali, Corriere Milano, pagina 8, dopo 30 anni, chiuso in banca, di nuovo libero grazie al taxi. Che emozione la prima corsa, non volevo far pagare la cliente. Qui il Corriere Milano pubblica la storia di Enrico Iovenitti, 52 anni, che dice: il taxi, un lavoro affascinante che mi ha fatto ringiovanire di colpo, e racconta la sua storia, benché poi alla fine dica: dopo 30 anni di taxi ho dovuto spendere 185.000 euro di licenza a Milano per poter fare questo lavoro, dunque sono contro le liberalizzazioni perché io ho speso questi soldi, mi è molto costato, adesso non specifica se questi soldi li aveva guadagnati in banca o se è dovuto fare un mutuo, pare che se sia dovuto fare un mutuo, però insomma il taxi è anche un po', come dire, la mia scelta personale, però la differenza che mi separa da Iovenitti è che io non ho speso 185.000 euro, bensì me la sono aggiudicata con un bando in un comune vicino al mare, dove partecipando me la sono aggiudicata con 20 euro, 14 di bollino e 6 di raccomandata. Primo in graduatoria, dunque felicissimo di fare questa nuova avventura e soprattutto un'avventura che ho cominciato già da tempo collaborando con una persona che mi ha fatto collaborare come taxi privato, non abusivo. Quindi ho già rotto il ghiaccio col lavoro conoscendo persone che
di tutte le estrazioni, manager, dal manager al ricco, perché poi chi prende il taxi alla fine sono persone abbienti, non sono mai, o dei ragazzi anche che vanno in discoteca la notte, che però spesso commentano il tempo meteorologico. E questo mi ha fatto capire come tutti gli strati sociali della società, anche quelli evoluti, abbiano un po' percepito, abbiano un po' preso ad esempio il metodo televisivo che, a forza di proporre servizi sul tempo meteorologico, è riuscito a imporre il tempo meteorologico come un argomento importante da trattare sempre e comunque, soprattutto quando non si hanno altri argomenti da proporre in una privata conversazione in macchina tra il tassista che ti porta e tu che stai aspettando di arrivare a destinazione. E questo è molto triste, perché davvero devo constatare che il 90% delle volte chi sale in macchina parla del tempo meteorologico, fa freddo, fa caldo, a Milano per esempio, e lì tu ti rispondi sul tempo: ha nevicato, ha piovuto, adesso c'è il sole, ma qui però fa freddo, la faceva caldo. Sempre questo l'argomento. Triste davvero constatare che molti italiani parlino di questo e siano disinformati sul resto. Però io faccio finta di niente, io parlo se il cliente parla, taccio se il cliente tace, certamente non lo vado a importunare. E mi meraviglia il fatto che questo tassista dice che ha imparato molte cose, perché ogni corsa è una storia a sé. Non so questo tassista quante storie al di là del tempo meteorologico riesca a sentire, però se fosse questo l'argomento che lo stimola davvero, c'è davvero da chiedersi a che livello è arrivato l'Italia e l'italiano medio. Un banchiere che per 30 anni fa il banchiere, va a fare il tassista e si trova quindi con questa nuova esperienza, spende un sacco di soldi per fare questo lavoro e dice di imparare a 50 anni. Che cosa? Che tempo fa a Milano? Boh, comunque, questo è tutto. Viva la libertà, che ovviamente salverò sempre, e certamente questo lavoro di giornalista non riesco a smettere di farlo. Anche così, per hobby, però l'esperienza che ho è forse più preziosa di quello che sto imparando dal taxi.